Grazie Presidente e colleghi. Il gruppo di Fratelli d'Italia non ha partecipato ai lavori delle commissioni né al dibattito in aula su questo decreto relativo al PNRR per protestare contro il fatto che non ci è stato consentito un esame anche minimamente superficiale sul testo che è arrivato in Senato. La nostra protesta riguarda sia i tempi che i modi con i quali il Senato è costretto a lavorare su provvedimenti che la maggioranza stessa definisce fondamentali. Noi non possiamo discutere, emendare o migliorare un testo che non conosciamo perché non abbiamo potuto leggere. Il fatto però, Presidente, che il Senato approvi un testo che non ha letto, che non ha compreso e che non ha migliorato, pare non interessi più a nessuno. Sicuramente, Presidente, non interessa a quest'Aula e ai capannelli che disturbano chi sta parlando. Per cui io non parlerò più finché... Presidente, finché i senatori... Scusate, un momento di attenzione, per cortesia. E c'è un assembramento che non è possibile. Siamo noi che ogni volta diciamo... Stiamo discutendo sul fatto che il Senato non conti nulla, mentre i senatori stanno discutendo di altro, in assoluto disinteresse rispetto a quello che l'opposizione sta dicendo all'Aula. Anche questo è un segno dei tempi, Presidente. Potevamo intervenire in questo dibattito orecchiando qualcosa, facendo riferimento a articoli di stampa, copiando cose che hanno detto altri, oppure leggendo cose che altri scrivono senza magari comprenderle, ma credo che questo non sia la funzione a cui siamo chiamati come senatori della Repubblica. E Presidente, approfitto anche di questo intervento per segnare il fatto che in Senato, all'approvazione di questo decreto così importante, non è presente in questo momento nessun ministro competente per la materia. Con tutto il rispetto per la sottosegretaria Guerra che è qui presente, per la ministra Stefani, a cui naturalmente va il nostro rispetto per il ruolo che interpreta di ministro della disabilità, ci aspettavamo un confronto almeno finto, Presidente mi scusi, con qualche ministro che è competente sul PNRR. Non c'è nessuno, guardi i banchi del Senato, guardi. Questo è il dibattito del Senato sul piano fondamentale per il futuro del Paese. Una sottosegretaria, nessun ministro economico, neanche meno il Presidente del Consiglio, non il Ministro dell'Economia, non il sottosegretario con deleghe e rapporti con l'Unione Europea, non il Ministro dei Trasporti, dello Sviluppo Economico, nessuno, Presidente, nessuno. Naturalmente tutto questo non disturba minimamente la coscienza e l'attività degli altri gruppi di maggioranza, ma noi abbiamo il diritto di ricordarlo. Si è detto che l'accelerazione dei tempi riguarda il fatto che appunto ci sono delle emergenze da rispettare, perché il PNR deve entrare in vigore, perché ci sono degli obiettivi europei da rispettare. Però il ritardo in cui il decreto legge è arrivato in Senato non dipende dall'ostruzionismo dell'opposizione, non dipende dal ruolo dell'opposizione, è una responsabilità integralmente da attribuire alla maggioranza, che ha ritardato il deposito degli emendamenti, che ha ritardato il deposito del decreto, come ha fatto per la legge di stabilità, con continui rinvii, con continui convocazioni in commissione, con continui convocazioni e sconvocazioni dell'Aula e delle commissioni stesse, con il deposito di migliaia di emendamenti da parte delle stesse forze di maggioranza che, come ho detto ieri, facevano ostruzionismo alla maggioranza stessa. E ricordo anche, soprattutto ai colleghi del Partito Democratico, che nel 2019, quindi non un'era geologica fa, ma 2 anni or sono, il Partito Democratico, a fronte del fatto che il governo, quella volta giallo-verde, aveva posto la fiducia su un maxi emendamento sulla legge di stabilità, non solo protestò in maniera molto accesa, ma fece ricorso alla Corte Costituzionale, colleghi del Partito Democratico, per denunciare la violazione della libertà del Parlamento, del diritto dovere del Parlamento di esaminare i testi della legge di stabilità. Dov'è finita quell'indignazione, colleghi del Partito Democratico? Adesso tutto va bene, adesso va bene approvare il PNRR senza averlo letto, adesso va bene fare
porre la questione di fiducia in prima lettura al Senato sulla legge stabilità. La memoria davvero è molto molto corta. Peraltro qui siamo di fronte al fatto che da un lato ogni giorno c'è un'enfasi da parte soprattutto delle forze di maggioranza intorno a questo piano nazionale di ripartenza. Lo si dipinge come se da questo piano dipendesse il futuro stesso del nostro paese. Dall'altro, a questa enfasi fa riscontro l'azzeramento del ruolo del Parlamento, che su questo piano dovrebbe esprimersi tentando di migliorarlo, perlomeno conoscendolo integralmente. Presidente, il problema che noi affrontiamo è che stiamo discutendo, come se fosse una sciocchezza, della trasformazione di questa Repubblica e del fatto che questa è una Repubblica parlamentare, e ce lo spiegano sempre soprattutto i colleghi di maggioranza, soltanto quando si tratta di difendere e di giustificare i ribaltoni, i governi multicolore, i cambi di maggioranza. Allora è una Repubblica parlamentare. Quando invece si tratta di discutere di questioni importantissime, questa cessa di essere una Repubblica parlamentare. Diventa di fatto una Repubblica presidenziale, semipresidenziale o chiamatela come volete voi. E lo dice uno che è coerentemente da tempo, insieme ai colleghi di Fratelli d'Italia, a destra politica italiana, favorevole a una Repubblica presidenziale, all'elezione diretta del capo dell'esecutivo, ma all'elezione diretta del capo dell'esecutivo, perché lo devono decidere i cittadini italiani che è il capo dell'esecutivo. Non è accettabile una Repubblica presidenziale con la trasformazione della Costituzione senza che nessuno ne sappia nulla, nel silenzio generale, nel consenso generale di coloro che si stracciavano le vesti quando invece il Parlamento si parlava di questi argomenti, dicendo che la Repubblica presidenziale, l'elezione diretta, era una minaccia per la democrazia, l'uomo solo al potere, la concentrazione dei poteri intorno a una sola persona. E adesso cosa sta succedendo, colleghi della maggioranza? Non è esattamente questo, con la differenza che in quella Repubblica che noi immaginiamo e disegniamo, il Presidente è eletto con libere consultazioni da parte dei cittadini. Il ruolo del Parlamento, si dice da parte di alcuni, soprattutto da alcuni osservatori, è così da molto tempo, con la differenza che quello che prima era una tendenza è diventato di fatto una deriva incontrollata e incontrollabile che pare non interessare nessuno, nemmeno a coloro che dovrebbero vigilare su questa deriva. E ricordo velocemente che abbiamo iniziato 3 anni or sono con i DPCM, cioè con atti di fatto amministrativi, del primo governo Conte, che andavano a limitare le libertà individuali delle persone, le libertà costituzionali, senza nemmeno coinvolgere il Parlamento. Ci è voluta una fortissima protesta, soprattutto di Fratelli d'Italia, per costringere il governo perlomeno a portare con decreti nelle aule del Senato e della Camera quei testi. E poi i decreti sono diventati piogge di decreti. E poi i decreti a raffica e poi i decreti matrioska, cioè un decreto che contiene un altro decreto che contiene un altro decreto, e poi i decreti con la fiducia, e poi i decreti con la fiducia in prima lettura, e poi i decreti con fiducia in prima lettura che contengono centinaia e centinaia di articoli da approvare in poche settimane, e poi i decreti con fiducia, in prima lettura, con centinaia di articoli omnibus, con dentro tutto e il contrario di tutto, dalle bollette del gas ai corsi di psicologia, salvo il fatto che il Parlamento su quello non poteva toccare palla, perché erano tutti considerati inammissibili per estraneità alla materia. Quale fosse la materia rimane ancora oggi un mistero, Presidente e colleghi. E mi avvio alla conclusione, Presidente. Io temo di fare la Cassandra dicendo che dopo aver fatto saltare i paletti della tutela del Parlamento sarà difficile ripiantarli quei paletti, perché una volta che questa deriva vince e stravince non c'è più spazio per nessuno. Il tempo purtroppo è finito. Vorrei dire soltanto che lo stato di emergenza in questo Paese è diventato stato di eccezione, con tutta la gravità che questo comporta. E faccio riferimento a quanto ha detto un costituzionalista, non certo di destra, Michele Ainis, che ha detto che in questo momento il generale Figliuolo vale più di 1000 parlamentari. E infine, parliamo del PNRR.
e vorrei ricordare a coloro che ci hanno accusato di essere euroscettici, eurocritici, che il PNR arriva dopo che noi in Parlamento europeo, abbiamo fatto una battaglia contro il MES. Qualcuno si ricorda del MES? Si ricorda che dicevano che gli ospedali li chiudevano se non prendevamo i soldi del MES? Si ricorda gli appelli sulla gravità delle posizioni di coloro che non accettavano il dogmatismo europeo sul MES e sulla rigidità dei piani dell'austerity, sui patti di stabilità voluti da... testimoniato una visione controcorrente e libera siamo noi, e questo dovrebbe insegnare qualcosa rispetto al fatto che in Parlamento serve una voce libera e controcorrente, serve al Parlamento e serve soprattutto al Paese, anche in una giornata triste come questa, Presidente, in cui per la prima volta nella storia della Repubblica il Senato voterà due fiducie in 12 ore.